Ciao amici e bentornati all'angolo dello zio. Vi ringrazio perché la rubrica ha avuto un grandissimo successo e mi sono arrivate un sacco di domande, richieste, persino un disegno, e di questo ringrazio il piccolo Tommaso e lo abbraccio per il bellissimo disegno che mi ha fatto. Tra l'altro l'ho messo anche sulla mia pagina Facebook. Amici, cercherò di rispondere a tutti. Quindi, ciancio alle bande. E partiamo subito. Allora, con la prima domanda, eccola qui. Ciao Bob, complimenti per le tue recensioni, che sono sempre divertenti e soprattutto utili per chi vuole acquistare su internet da siti non molto conosciuti. Ti volevo chiedere, secondo te LG con il G5 quest'anno riuscirà ad imporsi o, come l'anno scorso, farà da comprimaria all'egemonia di Samsung ed Apple? Ciao Luca e grazie per seguire le mie mirabolanti avventure. Quest'anno LG con il G5 secondo me ha tirato fuori un gran bel cellulare, ma in ritardo. Come dicevo anche nella puntata scorsa, uscire 2 mesi dopo S7 è un karakiri clamoroso. G5, che proverò a breve e recensirò per voi, secondo me è l'unico cellulare che quest'anno innova, o per meglio dire prova a portare qualcosa di nuovo con i moduli. Sapete che la parte bassa si toglie e si possono inserire moduli fotocamera, moduli musica, che servono per aumentare le performance del telefono. Cosa già detto, non mi voglio ripetere. Quindi sicuramente è una innovazione rispetto al panorama Android smartphone attuale. Il fatto di poter ampliare le potenzialità del telefono aggiungendo moduli, secondo me, è un'ottima pensata, che rende il telefono anche più durevole nel tempo. Poi quest'anno G5 sarà in alluminio, quindi fatto con materiali premium. Ma per rispondere alla tua domanda, no, non riuscirà a togliere lo scettro a Samsung ed Apple, però spero si ritagli una buona fetta di mercato. Quanto grande sia questa fetta dipende dal prezzo e da quanto velocemente calerà. Sappiamo tutti che uscirà a 699 euro, ma se nel giro di poco si troverà a 499 euro, 450 euro, diventerà molto interessante. Bene, passiamo alla prossima domanda. Ciao Bob, con le tue recensioni mi fai pisciare sotto da ridere. Beh, mi fa piacere, meglio pisciarsi sotto che cagarsi addosso. Allora, dove arriva qua? Ti volevo chiedere, cosa ne pensi di Apple in generale e di iPhone, visto che nelle tue recensioni lo bistratti spesso? Beh Giacomo, allora, io recensisco i telefoni, e visto che non dipendo da testate giornalistiche, non ho padroni o comunque qualcuno a cui render conto, dico semplicemente quello che penso. Apple è una grande azienda, una delle più grandi del mondo, che ha saputo innovare nel corso degli anni ed ha saputo creare un vero e proprio movimento, gli Apple Fan. Cosa che ad esempio Samsung non è riuscita a fare, e questo è sicuramente merito di Apple. iPhone 6S è un ottimo terminale per chi vuole un iPhone,
molto meno ottimo per chi vuole uno smartphone con cui ad esempio condividere con altri smartphone file, foto, appunti, eccetera eccetera. Sono gusti. Io ci tengo a precisare che chi compra un iPhone non è un bimbo minchia, questo che sia chiaro, solo che l'iPhone è un telefono che personalmente mi stanca dopo 3 giorni. Quindi ragazzi, ripeto, chi compra iPhone non è un bimbo minchia, però io preferisco Android. Passiamo a un'altra domanda. Ciao Bob, ti seguo da poco ma sei uno spasso. Scusate, grazie, questo è Milo da Bergamo. Ti volevo chiedere cosa ne pensi dei telefoni cinesi. Possono veramente prendere il posto di un Samsung S7 o di un iPhone 6S? Ma guarda Milo, i cinesi hanno fatto dei grandi passi in avanti. Come sapete sto collaborando con sconticina.it e di questo ringrazio ancora Maurizio. Sto collaborando con smartylife.net e di questo ringrazio Alessandro e spemol.com. Quindi mi sono fatto una certa cultura di telefoni cinesi. Per rispondere alla tua domanda, sì, tecnicamente possono prendere il posto e sono addirittura meglio di S7 o di iPhone 6S. Il problema è che a livello software nascono per il mercato cinese e quindi non sono subito pronti. L'unica forse è Huawei, ma Meizu ad esempio col Pro 5, Xiaomi con l'MI5 e Huawei col Mate 8 sono terminali ottimi sotto tutti i punti di vista e costano meno di Samsung ed Apple. Però per renderli pronti bisogna smanettarci un po'. Bisogna installare il Play Store, bisogna installare le Google Apps, eccetera, eccetera. Quando questa barriera verrà infranta, quindi quando si potranno acquistare telefoni cinesi già pronti per il nostro mercato, secondo me ne vedremo delle belle. Veniamo all'ultima domanda, chi ci scrive è Matteo di Bologna. Bob, sei il numero uno dei recensori. Grazie. Sei troppo gentile, non è così, il numero uno è Galeazzi. Secondo te HTC quest'anno ce la farà oppure sarà un altro anno di transito? Allora ringrazio Matteo di Bologna. Ragazzi, sapete che il discorso HTC mi interessa molto perché io sono un fan di HTC e tra l'altro l'azienda non può più permettersi anni di transizione. Sapete che in nomine Christi, amen. Il fatturato è in calo sanguinoso, hanno già operato grossi tagli al personale e sinceramente spero che HTC 10, il nuovo top di gamma, sia la svolta. Deve essere la svolta. Hanno in mano una delle migliori personalizzazioni Android del mercato, la Sense. Quest'anno finalmente hanno anche il processore che non scalda. Le caratteristiche le sappiamo, Snapdragon 820, 4 GB di RAM, memoria espandibile. Però cazzo, mettete un modulo fotografico come si deve. Non della chicco come l'anno scorso e che faccia foto con le palle. Amici, mi raccomando, continuate ad inviarmi le vostre domande all'angolo dello zio Bob. Io cercherò di rispondere a tutti. Un abbraccio ancora a Tommaso per il bellissimo disegno che mi ha fatto. Un saluto anche a suo padre. La puntata è finita. Qui era il vostro Bob DJ Ax che vi saluta, vi magnetizza e vi dice non entity, heart energy.